Guerrieri, guerriere, buongiorno. Un istruttore può, dovrebbe allenarsi con i propri allievi oppure non dovrebbe mai farlo? Qualche giorno fa è uscito un articolo nei quali, tra i vari punti su come riconoscere una buona scuola di MMA, una buona scuola di arti marziali, c'era proprio questo, il fatto che l'istruttore non si allena mai con i propri allievi, non combatte mai con i propri allievi. E questo ovviamente ha generato una levata di scudi con chi invece lo fa. Ovviamente la situazione e la questione è molto più sfumata, vediamo perché. Vediamo un attimo di capire che cosa succede quando un istruttore si allena con i propri allievi e cosa succede quando invece sta fuori dal gruppo. Il punto è capire dal punto di vista logico ed essere consapevoli di che cosa succede, piuttosto che teorizzare se sia giusto o sbagliato. Quando l'istruttore sta fuori dalla classe, ha la possibilità di vedere, dare feedback e correggere gli allievi e in un qualche modo di far sentire che ha il polso, il controllo della classe. Questo è particolarmente importante in sessioni durante le quali l'indice di infortunio può elevarsi per via della tipologia degli esercizi somministrati e può essere molto importante soprattutto quando ci sono elementi nuovi che hanno bisogno di sapere che l'istruttore è là, che li guarda, che li controlla e che magari ogni tanto gli dà anche una pacca sulla spalla, che non è niente male. Se l'istruttore sta dentro la classe e quindi si allena, fa sparring con i propri allievi per contro, manca l'elemento del controllo, ma se ne aggiungono altri, ovvero sia l'istruttore mette in gioco se stesso, dimostra e non solo mostra l'efficacia delle proprie tecniche e in qualche modo rafforza il gruppo perché egli stesso ne diventa parte, non è qualcosa di distante. Chiaramente il fare sparring con i propri allievi ha senso in un contesto sano in cui l'istruttore usa lo sparring come momento formativo nel quale il chi vince e il chi perde non ha nessun senso e per cui è disposto anche a dimostrare il fatto che qualche allievo possa batterlo in determinati settori. Nel Brazilian Jiu-Jitsu è una cosa che succede che qualche istruttore di tanto in tanto batta, sia perché abbassa il proprio livello, sia perché grazie al cielo magari i propri allievi crescono. Se lo sparring è utilizzato come sistema di dimostrazione della propria forza, di prevaricazione, mi farei diverse domande sull'intelligenza con cui viene gestito il gruppo. E quindi che cosa sarebbe giusto? Sarebbe giusto stare dentro la classe oppure è più giusto stare fuori dalla classe? Il giusto in questo caso non sta da una parte né dall'altra, ma non sta nemmeno nel mezzo. Sta piuttosto nel saper alternare a seconda della situazione il controllo della classe con il far parte della classe. E questo è quanto.